Ben ritrovati, il nostro consueto spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Anche oggi sono tante le domande che già ci sono arrivate sul nostro numero WhatsApp. Come sempre potete anche intervenire in diretta, ma saluto subito l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato avvocato. Bentrovati. E come sempre bentornata anche la dottoressa Mariella Ippolito, responsabile della Confile invece di Cosenza. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io vorrei iniziare con qualche domanda che ci è arrivata sul nostro numero WhatsApp che è rimasto in sospesa, ma abbiamo già una telefonata, quindi salutiamo chi è in linea. Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Chiamo da Montalto. Benvenuto, prego. Dunque, vorrei parlare con l'avvocato Olivier. Eccolo. Sì. Io ho cambiato la bolletta della luce con l'Enel, no, ero con un'altra società prima, con un consumo di 27 kW, mi sono arrivati 75 euro adesso, nel mese precedente me ne sono arrivate 78, possibile che con 25 kW consumate si paga così caro adesso che ho cambiato? Prima pagavo 40-45. Ma il consumo è uguale, il consumo è uguale, il consumo di kilowattore è uguale. Quando pagava 45 euro, era lo stesso consumo. Consumo di kilowattore 25 kilowatt, la stessa cosa. I 2 mesi precedenti, 27 adesso. Quindi stesso consumo, diciamo, delle. E allora dovete andare a vedere perché no, sicuramente. Perché è un magazzino che io mi servo per comodità di famiglia, capite? Quindi c'è la corrente per alzare i motori delle saracinesche. Perfetto. Il nuovo gestore, molto probabilmente voi non avete letto a che prezzo vi vendeva il kilowattore, ovvero. Nella dove c'è scritto perché pagate quello, può darsi che ci sono delle fasce orarie, cioè che pagate pochissimo di notte e pagate molto di giorno. Però sono tutte cose che ve le sto dicendo per esempio. Quando cambiate gestore non dovete andare a vedere l'input pubblicitario, perché loro vi fanno sempre la pubblicità del prezzo minore che è rapportato ad un determinato utilizzo. Ecco perché invitiamo sempre, prima di cambiare, bisogna andare a vedere che utilizzo ne facciamo noi della energia elettrica per quel magazzino. Ecco perché magari ci sono fasce orarie in cui si paga di meno, alcune che si paga di più. E poi, se non vi soddisfa, voi in qualunque momento potete cambiare gestore. Per cui, se questo è troppo caro, prendete, vi fate una bella studiata di tutti quelli che condizioni offrono e allora poi scegliete. Ecco, questo vi consiglio. Per cui, sarà successo questo, andate a leggere che condizioni vi ha fatto questo gestore. Lei nel. Lo stesso gestore, a quella della casa, alla bolletta della casa, con 300 kilowatt, ho consumato 300 kilowatt, ho pagato 90 euro. E quello è diverso, perché se vi ha messo commerciale è un conto, se vi ha messo abitativo è un altro, se vi ha messo dove siete a casa, prima abitazione è un prezzo, se il magazzino lo ha considerato non una pertinenza, ma come una, fra virgolette, secondo immobile pagate di più, queste ve le dovete fare spiegare però prima di firmare i contratti. E comunque, ripeto, potete sempre cambiare. Però questo è. Perché mi aveva detto che. Sì, quindi bisogna comunque verificare presso il. Ma verificare perché quello che vi dicono a voce, sapete benissimo che non serve assolutamente a niente. Quello che. Invece è importante quello che viene scritto, no, come clausole del contratto che vi regola con il gestore Enel, che il call center o chi vi ha proposto il contratto a parole
le parole rimangono parole, possono essere bellissime, sono però. Quasi 90 anni, quindi andare in giro. No, avete ragione, però vedete se avete qualche nipote, vedete se c'è qualche associazione di consumatori nei dintorni, perché comunque la carta scritta, chiunque vi vuole aiutare, comunque la deve avere, quindi in qualche modo bisogna farla avere. Ce ne sono associazioni di consumatori. Sì, ma è su tutto il territorio, dovete andare a vedere quelle che sono. Ora siamo mille comuni in Calabria, non riesco ad avere conoscere, quindi, ecco, tutte le associazioni, cittadina, certo. Poi, tutte le magari le se c'è qualche associazione di consumatori che opera su Montalto, sì, se ma vuole, sono sparsi tutto il territorio, per cui sicuramente ce ne sono, però naturalmente non va bene, la ringrazio, sull'elenco, grazie. Magari sul Allora, abbiamo un po' di domande per quanto riguarda la carta dedicata a te. Ci chiedono quando troveremo la nuova ricarica di 382 euro sulla carta dedicata a te. A luglio, ci scrivono, ho usufruito della prima ricarica. A dicembre ho beneficiato del bonus 72 euro per la benzina. Allora. Ed entro la fine di gennaio arriverà il secondo importo di 382 euro secondo le disposizioni che hanno dato nel mese di dicembre scorso. Bisogna fare qualcosa, bisogna attivarla? Oppure no, se... assolutamente no, perché bisogna essere solo in possesso di un'attestazione ISE valida, dopodiché la carta arriva direttamente dai comuni, non c'è nessuna domanda che bisogna presentare. Allora, abbiamo questa richiesta, allora ci scrivono, dal 2016 è passata una legge per cui a causa dell'eventuale erosione costiera e del fatto che in mare sia stata trovata la Poseidonia non è più possibile costruire su quel terreno, l'unica cosa concessa è l'ubicazione di strutture removibili. Il comune però, ci scrivono, questa volta mandatrice, continua a mandarmi ogni anno un IMU altissimo per questo terreno che non posso né sfruttare né vendere a causa di tutti questi vincoli. Allora, cosa posso fare per risolvere la situazione? Quindi c'è un terreno che praticamente è soltanto un esborso di soldi, no? Alla fine, avvocato, come si può fare? Allora, il comune che ha potere regolamentare riguardo l'erosione e riguardo praticamente i beni immobili soggetti a IMU, dovete andare a vedere se vi ha mantenuto su quel terreno edificabile la stessa volumetria, come l'ha mantenuta? L'ha mantenuta nel senso che è un lotto non normale perché in parte eroso e quindi molto probabilmente il telespettatore non può mettere delle fondamenta e quindi ha dato il consenso a mettere delle strutture amovibili, che però siano naturalmente amovibili, sì, però che abbiano contatto con il suolo, per cui dovete andare a leggere molto bene se queste ha compensato la possibilità comunque di avere una potenzialità abitativa, quindi erosione con, diciamo, struttura amovibile. Struttura moribile, che stiamo parlando di case in legno o in altro materiale, oppure andate a vedere se pagate IMU uguale a prima dell'erosione, perché il comune, teoricamente, c'è questa legge che sull'erosione comunque i comuni devono andare, fra virgolette, a risarcire il proprietario. Risarcire come? Naturalmente, se su un lotto sono stati erosi 500 metri, è ovvio che su quella minore superficie non deve essere pagata, perché è stata erosa, non c'è più, non deve essere pagata l'IMU su quella. Ha perso proprio la qualità questo terreno di essere edificabile e quindi non deve scontare l'IMU sul terreno edificabile. Quindi dovete andare a vedere un po' di queste cose, quindi vi sto dando delle informazioni generali, perché non esiste una legge che dice il comune ha fatto questo. I terreni costieri soggetti a erosione non è che soltanto perché sono soggetti a erosione
vengono esentati dal pagamento dell'IMU. Bisogna vedere che cosa consiste l'erosione, perché un conto essere in area soggetta a erosione, una cosa è aver subito materialmente, quindi avete una decurtazione di terreno e da ciò cade l'edificabilità, perché l'edificabilità deve avere un'estensione che genera volumetria. Mo entriamo in dettagli, sì, molto, dettagli tecnici, molto tecnici, però sì. Quello che dovete vedere, dovete acquisire, che è a vostra disposizione presso l'ufficio tecnico del comune, questa documentazione, la fotografia di questo vostro terreno, di questa vostra proprietà. Su quello avuto questa documentazione si può poi andare ad argomentare, però il semplice fatto che c'è un'erosione costiera non significa nulla. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera, Francesco Catanzaro sono io. Salve signor Francesco, eccoci. Volevo fare una domanda qua ai signori, siccome ho pensato la domanda di assegno di inclusione a dicembre, ma domani mi dovrei prendere la carta, però non mi è arrivato né messaggio né niente, ma sapete se la ritagliano domani. L'unica cosa è che vi chiudo la telefonata e seguo dalla. Quindi presentate il 18 dicembre, tra i primi quindi che ha presentato, certo, la domanda per l'assegno di inclusione. Sì. Allora, non arriva nessuna comunicazione via SMS o via mail, o almeno stiamo, diciamo, verificando questo, quindi bisogna che lei si rechi presso l'ufficio postale della sua residenza e chiedere se è arrivata la carta, perché le carte sono arrivate, però stanno aspettando i funzionari postali di ricevere delle direttive in merito alla consegna, per cui sono lì giacenti, però per quanto almeno mi hanno confermato dei miei assistiti, non hanno ancora ricevuto la carta fisica. Sono arrivate, sono lì in posta, è lì che bisogna ritirarle, però non aspettate che vi arrivi comunicazione via SMS o via mail, perché nella maggior parte delle volte abbiamo notato che non stanno arrivando. Quindi dovrebbero essere in distribuzione, sì, adesso? Esatto, ecco, sì, 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 a giorni, se non oggi, ma tra domani e dopodomani, diciamo, ecco. Sì, saranno sicuramente distribuite. Avvocato, c'è questa bella rete che si crea con i nostri telespettatori. La telefonata di prima, insomma, il signore che denunciava questo consumo di 25 kWh, questi importi diversi, allora ci scrivono. Probabilmente si trova 35 euro in più sulla fattura perché c'è il deposito cauzionale. Quindi ci scrivono i nostri telespettatori, quindi probabilmente può questo. Darsi, però ecco, perché può darsi, può, certo, darsi anche, cioè, questo. Insomma, però il deposito cauzionale una sola volta. Ecco, sì, infatti. Una volta deposito cauzionale, poi non se ne versa più. Allora, c'è questa, questa richiesta, allora, un po' lungo, insomma, però cerco di riassumerlo. Ci scrivono, mi sono recato in banca per cambiare un assegno in contanti di 500 euro. Mi è stato detto che si può solo versare e non cambiare, però, scrive il nostro telespettatore, io non ho un conto corrente. Solo dopo una serie di discussioni questo assegno è stato cambiato. Ci scrivono, è obbligatorio avere un conto in banca? Rispondiamo tra poco, perché intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? C'è la telefonata, pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Pronto? Ci sente? Buonasera. Salve. Senti, io chiamo da Cosenza. Sì, sono pensionato. Dato che c'è una convenzione a INPS, però purtroppo io non posso entrarci. Mi spiegate il motivo, per cortesia? Cosa c'è all'INPS? Io non, grazie, ho capito. Chiedo scusa, no, se ne vada, perché non abbiamo capito la domanda. Abbiamo un problema di ricezione su questa telefonata. Che cosa c'è all'INPS, ci ha detto? Chiedo scusa, c'è una convenzione a INPS. Una convenzione? Con i pensionati. Sì? Per quelli che effettivamente devono chiedere un prestito e conveniente. Ah, ok. Sì, effettivamente sì. Di cui, dato che effettivamente ci sono alcuni pensionati che possono entrarci e altri no, mi spiegate un motivo perché? Madonna.
Ma una convenzione INPS per avere prestiti? Ma entrare, cioè, dove? Non potete entrare, cioè, all'INPS? Entrare forse in questo, rientrare forse in questo tipo di convenzione? Forse con si riferisce alle convenzioni che vengono fatte per i pensionati che sono stati però dipendenti pubblici. Ecco, quindi il privato. Ecco, quindi ci sono delle convenzioni che finanziari o istituti bancari fanno per i pensionati che sono stati dipendenti pubblici e diciamo che offrono delle non delle condizioni più vantaggiose a livello di tassi di interesse o quant'altro, quindi probabilmente si riferisce a questo il signore, però sono rivolte a pensionati pubblici, quindi che sono stati dipendenti pubblici. No. Probabilmente è questo. Sì. Rispondiamo al nostro telespettatore che ci chiede se è obbligatorio avere un conto in banca, visto che ha avuto difficoltà, no, a farsi cambiare questo assegno. Lui non ha un conto in banca, probabilmente non lo vuole neanche aprire il conto in banca. E quindi dice perché non è obbligatorio. Perché con l'assegno circolare, se il telespettatore si è recato presso la filiale emittente, lì devono a vista, naturalmente verificata l'identità del telespettatore, quindi del portatore dell'assegno, devono pagarlo immediatamente. Quindi no, assolutamente non c'è bisogno di aprire un conto corrente, assolutamente no. Sono delle norme regolamentari interne agli istituti bancari che non hanno nessuna efficacia nei confronti del mondo esterno, per cui è pagabile a vista, certo, nella filiale emittente. Ecco, poi alla fine gliel'hanno cambiato questo assegno. Sì, ma nella filiale emittente. Allora, questa segnalazione. Siamo una famiglia composta da 4 persone. Io lavoro con i famosi TIS, ho 61 anni, siamo in fitto, mia moglie è disoccupata, i miei figli sono studenti. Ci scrive: ho appena visto quanto mi hanno assegnato con l'assegno di inclusione, cioè 366 euro. Ci dice: fate voi le conclusioni. Noi lo diciamo in diretta che una famiglia composta da 4 persone con 2 figli che vanno a scuola ha questo assegno di inclusione di 366 euro, quindi ti svolta la vita. Allora, fine. Assolutamente sì, naturalmente l'assegno di inclusione viene dato per chi ha altri introiti, quindi altre entrate, ad integrazione di quello che già gli ritorna da un lavoro in qualsiasi forma esso venga svolto, con tempo i tirocini determinato, part time, 4 ore, 2 ore al giornaliere, intanto è comunque diciamo percettore di quel minimo che naturalmente l'INPS vede, per cui poi la restante parte che il governo ritiene quota raggiungibile per essere considerato diciamo da svolgere una vita dignitosa serve proprio per avere quel, diciamo, quel minimo che è davvero proprio un minimo purtroppo sì, gli perché evidentemente se sono 4 persone nel nucleo familiare gli hanno assegnato solo 366 euro, il quoziente è quello, quindi su 4 persone, quindi la restante parte significa che o con il tirocinio o con uno stage o con altre forme di rapporto di lavoro gli arrivano, per cui gli importi sono questi. Questa purtroppo è. Comunque sì, ringraziamo per questa segnalazione da parte del nostro telespettatore. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Allora, può abbassare intanto il volume del televisore? Grazie, perché sento la mia voce. Pronto? Sì, da dove ci chiama? Può abbassare intanto il volume del televisore? Magari chiedo alla regia se possono intervenire e spiegare che bisogna abbassare il volume del televisore, altrimenti non riusciamo a sentirci, a capire quello che poi ci dite. Non so se è risolto il problema, da dove ci chiama? Pronto? Da dove ci chiama? Niente. Da Fuscaldo. Volevo sapere, ma per il reddito di inclusione bisogna aspettare qualche SMS? Per l'assegno di inclusione, allora?
Che cosa allora, per l'assegno di inclusione, quando viene fatta domanda, si richiedono i dati sia mail che numero di cellulare. Però non è sempre detto, perché molti assistiti si confondono con la vecchia misura del reddito di cittadinanza, dove arrivava il messaggino di recarsi alla posta che era disponibile la carta ricaricata. In questo caso abbiamo verificato fino ad ora che non sono arrivati né messaggi né mail per il ritiro della carta, per cui non bisogna aspettare nessun arrivo di nessun messaggio, di nessuna mail, bisogna semplicemente recarsi all'ufficio postale della propria residenza, dove e chiedere ai funzionari postali se sono arrivate le carte, se siete in lista e per il ritiro quanto bisogna aspettare, perché al momento ancora si stavano aspettando delle direttive per quanto riguarda la consegna delle carte fisiche. Quindi bisogna andare in posta, bisogna aspettare nessun messaggio. Va bene, io ho fatto domanda il 7 gennaio. 7 gennaio, non, 7 gennaio se è stato fatto, oltre alla domanda di assegno di inclusione, anche il patto di attivazione digitale, allora lei rientra con le prime ricariche che si effettuano dal 26 gennaio in poi. Se il patto di attivazione digitale è stato presentato successivamente alla data del 7 di gennaio, rientrerà con le ricariche di febbraio. Quindi deve chiamare il patronato o il CAF o chi gli ha fatto la domanda e chiedere questo particolare, signora. Va bene. E anche per la carta acquisti? Per la carta, la acquisti, carta acquisti, la vecchia carta acquisti o la carta dedicata a te? Bisogna capire quale la vecchia acquista, quella di 80 euro. La carta acquista lei deve semplicemente rinnovare il modello ISE, gennaio 2024. Perfetto, non deve fare nient'altro. Va bene. Va bene, signora. Allora, rispondiamo a qualche altra domanda, che c'è, veramente sono tantissime le domande, speriamo di riuscire a rispondere un po' a tutti. Allora, rispondiamo al signor Francesco, ha 68 anni, da oltre 10 anni, invalido al 100%, all'articolo 104, articolo 3, alla 104, scusate, articolo 3,1. Da circa 2 anni ha una recidiva per una leucemia, ogni giorno, e oggi fa la chemioterapia orale tutti i giorni. Questa terapia è senza un limite temporale, ovvero fino a regressione della malattia. Un po' di mesi fa ho fatto richiesta all'INPS di aggravamento con richiesta di accompagnamento. Mi è stato confermato il 100% con l'aggiunta di ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. No, non c'entra niente. Dovete far impugnare entro 6 mesi il verbale, perché le difficoltà di una persona della vostra età non significa che non può compiere gli atti quotidiani della vita, per cui le hanno confermato praticamente lo stato di prima. Quindi per bisogna cui impugnare. Hanno riconosciuto che avete difficoltà per una persona della vostra età, però secondo me non hanno ben valutato il quadro sanitario, per cui vi consiglio, fate vedere naturalmente questo verbale a un avvocato, a un sindacato, un patronato che fanno previdenza, entro 6 mesi dovete impugnare. Certo, ci chiede con questo riconoscimento diritto a qualcosa, rimane un po' come prima. Rimane insomma esattamente come prima. E intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Laurichiano. Benvenuta intanto, prego. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie signora. Allora, grazie. Vorrei fare una domanda alla dottoressa Ippolito. Prego. Dottoressa, non l'avete inquadrata? Arriva la domanda, arriva. Ecco. Ok, allora faccio la domanda e dopo chiudo. Perfetto. Il telefono. Allora, siccome io la carta dedicata a te ce l'ho già, lì sei già stato rinnovato, mi viene ricaricata? Certo, assolutamente sì signora, nella mensilità di gennaio lei che ha già rinnovato l'ISE ha avuto già la prima ricarica
a luglio del 2023, verrà ricaricata di ulteriori 382 euro. Siccome sono andata l'altro giorno alla posta, ancora non c'era niente. Al momento ancora non stanno facendo le erogazioni. Le disposizioni semplicemente hanno detto nella mensilità di gennaio 2024, ma non hanno specificato esattamente il giorno. Ok, la ringrazio. A lei. Grazie a lei. Ci sono un po' di dubbi per quanto riguarda l'aggravamento quanto riguarda l'articolo 3,3, no, ci sono altre domande. Ci chiedono, facendo la domanda all'INPS di aggravamento oltre ai certificati, insomma, ci dice il certificato neurologico, che cosa c'è scritto, poi chiaramente c'è una commissione medica che valuta la bontà, tra virgolette, certo, di questo certificato. Ci chiede se l'accompagnamento, se con l'accompagnamento automaticamente c'è la revoca della patente. Poi dipende. No, non c'entra assolutamente niente. È ovvio che se vi danno l'accompagnamento perché avete una malattia psichiatrica, è ovvio che non vi fanno guidare, no? Perché, vi ripeto, l'accompagnamento può essere anche per singola patologia, non per cumulo. Quindi una cosa è che uno deambula malamente e quindi però ha capacità, usando dispositivi sugli autoveicoli, di poter, diciamo, deambulare però con questi ausili. Ovviamente se ha praticamente malattie psichiatriche, stessa cosa il porto d'armi. Se uno è invalido non è che glielo tolgono, se uno ha problemi di testa l'arma gliela tolgono subito. Questo quindi è dipende ovvio, no? Dal tipo, no, di ma certo, bisogna andare, non, che non è in automatico. Ma gli hanno detto ci sono tanti calzolai. Intanto dobbiamo dare la linea alla regia, torneremo tra pochissimo perché davvero sono tante le domande che ci sono arrivate oggi. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo leggendo un po' di messaggi che ci sono arrivati sul nostro numero WhatsApp. Intanto rispondiamo a questa domanda: la pensione di invalidità fa reddito per l'assegno di inclusione? No, ai fini dell'assegno di inclusione la pensione di invalidità non fa reddito. Quindi una risposta, cerchiamo qualche altra domanda. Allora ci scrive questa signora che dice: nel 2020 le hanno tolto la pensione braccianti agricole, ha fatto ricorso tramite legale, c'è stata l'udienza il 17 ottobre, però ancora non si sa niente. Ci dice: giusto questo ritardo, l'INPS quindi vuole i soldi che sono stati erogati, quindi il problema è questo. Quindi il 17 ottobre l'udienza, ancora non si sa nulla. No, ci sono una serie di udienze, dovete avere un po' di pazienza perché, anzi, sono andati veloci, insomma, già avete avuto. Perché solitamente sono delle procedure abbastanza lunghe, anzi i tempi si sono un po' snelliti rispetto a molti anni fa, quando le stesse procedure richiedevano dei tempi molto più lunghi, però purtroppo l'iter burocratico è diciamo giurisprudenziale. Ma è in giudizio, per cui sì. Bisogna. Certo. Poi da tribunale a tribunale cambiano molto i tempi, però non sono giudizi velocissimi. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera, sono Francesco da Cosenza. Benvenuto signor Francesco, prego. Io volevo fare una domanda. Sì. Io sono universitario di reddito di cittadinanza, adesso vanno reddito di inclusione. Ok. Cioè, quali quattro figli più, cioè tre figli più mia moglie a carico. Io non lavoro, ho 63 anni e vorrei sapere adesso cosa mi danno con questo reddito di inclusione. Con l'assegno di inclusione, quindi quanti figli? Tre figli? Tre figli. Tre figli minori? No, sono tutti maggiorenni, ce n'è uno invalido al 100%.
Quindi aspetta l'assegno? Sì, allora l'assegno di inclusione naturalmente spetta per chi però bisogna fare, oltre alla presentazione dell'assegno di inclusione, bisogna fare i patti di attivazione digitale, perché naturalmente ci saranno poi chi deve, chi verrà contattato dal centro per l'impiego per aderire poi alla formazione e avere poi delle agevolazioni nell'ambito per entrare nel mercato del lavoro. Quindi spetta tranquillamente la misura di sussidio, perché ci sono persone che hanno superato i 60 anni d'età, come nel caso del signore che ha chiamato, più l'invalido 100% grave, quindi la misura, il sussidio spetta. Ma in ogni caso per gli altri componenti, il nucleo familiare, che sono, risultano essere poi collocabili al lavoro, bisogna comunque fare il patto di attivazione digitale, perché il centro per l'impiego poi contatterà questi soggetti e farà, chiederà naturalmente l'adesione per la formazione. Quindi in ogni caso l'iter è un po' modificato rispetto a quello che per cui la gente era stata abituata con il reddito di cittadinanza. Quanto riguarda gli importi? Perché gli importi sono più o meno simili. Ecco, come quelli quello che del è modificato reddito. È l'attivazione con il centro per l'impiego, comunque con le agenzie per il lavoro. Perché comunque i componenti del nucleo familiare, oltre a fare le domande di assegno di inclusione, devono aderire a questo patto di attivazione. Quindi si devono interfacciare con il centro per l'impiego. E bisogna stare anche molto attenti, perché vengono inseriti in fase di domanda sia il numero di cellulare sia la mail di riferimento di ogni richiedente. Per cui le comunicazioni che il centro per l'impiego manderà devono avere poi un riscontro con l'utente, altrimenti si ha il blocco, la sospensione del beneficio. Non è più come con il reddito di cittadinanza, che c'era una forma di passivismo in merito a questa attivazione sì. con il centro per l'impiego. Questa è una misura che, per quanto riguarda il mondo del lavoro, dovrebbe veramente aiutare a attivarsi, oltre che con la formazione, poi anche con l'inserimento nelle aziende lavoro. Che richiedono certo. nuove risorse. Non so se avete già fatto quella domanda, avete attivato questi patti, non so se è ancora in linea. Intanto, quindi io consiglio a tutti coloro... Ho fatto la domanda di inclusione il 29 dello scorso mese. Ok, perfetto. Quindi arriverà la carta, se non l'avete già ritirata, a giorni avrete la prima ricarica, sempre se il patto di attivazione digitale, il vostro patronato... Sono andato stamattina in posta e mi hanno detto che mi deve arrivare un messaggio oppure una lettera scritta dall'INPS. Questo messaggino che non arriva a nessuno. Allora, diciamo che per quanto riguarda i miei assistiti, invece ho ricevuto una comunicazione diversa. Sono andati in posta, gli hanno comunicato che le carte sono già arrivate, sono disponibili all'ufficio postale, solo che non possono darle perché stanno aspettando direttive da parte del governo per come fare poi l'immissione. Questo hanno comunicato, quindi sinceramente... A me stamattina mi hanno detto che mi deve arrivare o un messaggio o una lettera scritta dall'INPS, se no non posso, domani comunque parte la domanda, parte i pagamenti, scusate. Sì, allora, sì, per quanto riguarda, lei chiedeva l'importo, più o meno dovrebbe essere come il reddito di cittadinanza, sì, se l'importo non sono cambiate. Sì, è su per giù, è come il reddito di cittadinanza, esattamente. Più o meno è quello. Più o meno è lo stesso? Sì. Sì, più o meno è quello, insomma, come importo. Va benissimo, vi ringrazio. Grazie a lei. C'è anche chi non ha avuto il reddito di inclusione, ci scrivono, perché io lavoro part-time, 390 euro al mese.
Il marito lavora part time, altri 490 euro al mese, hanno un figlio minore che frequenta ancora la scuola e un mutuo di 528 euro al mese. Che cosa devo fare? Che consiglio mi potete dare? Quindi abbiamo... Allora, se sono questi gli importi, intanto bisogna leggere bene l'attestazione ISE, perché sicuramente non si prenderà l'importo massimo previsto per i tre componenti del nucleo, però si può sicuramente avere una piccola integrazione. Quindi, oltre ad avere l'attestazione ISE, bisogna saper leggere quello che c'è nel riquadro in basso per capire se si può fare domanda e avere una piccola integrazione, perché sulla base di queste cose, più se o meno poi siamo ci a 900 euro di reddito familiare, sì, sulla base di tre componenti ci deve essere una quota aggiuntiva, anche se piccola, però ci deve essere. Quindi è stata respinta la domanda, anche perché c'è poi il mutuo che pagano, sì, 528 euro al mese, sì. Un'integrazione, diciamo, sì, tranne se il signore non ha omesso di dirci che ci sono conti correnti con depositi o comunque macchine comprate nuove con 1.016, il superiore a 1.016, ecco, queste cose, se non ci, certo, sono altre cose, dovrebbe avere diritto ad una piccola integrazione. Quindi, visto che è stato respinto, ci dice che devo fare adesso, come devo procedere? Quindi gli hanno respinta questa domanda, quindi deve ripresentare domanda, deve andare chiaramente ad un CAP, un patronato, deve sempre rivolgersi al patronato che gli ha fatto la domanda, in modo tale che si interfaccia tramite, con naturalmente la PEC, direttamente con l'INPS. Intanto si capisce il motivo del respingimento e poi si vede se il problema potrebbe essere risolto sulla base di ulteriori documenti che vengono, certo, esibiti all'ente. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, pronto. Salve, da dove ci chiama? Di Cosenza. Benvenuto, prego. Allora, io volevo rispondere alla dottoressa. Io vi seguo sempre. Date la dottoressa, e in questo studio avete il reddito di cittadinanza, l'avete distrutto. No, distrutto avete, no. Detto di tante abbiamo quelle, distrutto il reddito di cittadinanza. Imperdonabile. Perché finalmente c'è stata questa misura che aiutava i poveri, dopo 50 anni di governi, 70 anni, l'avete distrutto. No, però un'altra, no, cosa voglio dire. Io sono ex percettore. Ho fatto i corsi di formazione, come diceva la dottoressa, là. La dottoressa, dove vive la dottoressa? Qui siamo al sud, non siamo al nord. Io, quando io ho fatto i corsi di formazione a settembre, ancora mi devono chiamare. E ancora i soldi, 350 euro, io dove vado? Perché ho due figli, dove vado? Questa è la domanda alla dottoressa, là. Voi avete, certo, in questo studio, allora in questo, no, aspetti, no, mi faccia rispondere, perché non abbiamo distrutto il reddito di cittadinanza. Abbiamo sempre detto che è una misura, mi scusi, mi faccia parlare, è una misura che ha aiutato tante persone, l'abbiamo sempre detto. Quindi, però, certo, in questi anni magari qualcuno ha approfittato di questa misura del reddito di cittadinanza a discapito di chi effettivamente ne aveva bisogno. Quindi questo l'abbiamo sempre detto molto chiaramente, non è stato criminalizzato. È vero che adesso, ecco, c'è un gap tra chi percepiva e chi, certo, partecipa, infatti, a questo, che è il 10%, quindi significa che il 90% fa il doppio lavoro. Certo, e magari, certo, c'erano persone, perché che grazie al reddito ribizione... hanno avuto una vita dignitosa, noi l'abbiamo sempre detto, quindi certo, non accetto queste cose, non abbiamo distrutto. Abbiamo criticato una misura, le storture, ecco, e diciamo il malaffare di tantissimi soggetti del, certo, sud, che hanno approfittato, non e avendone, non solo del sud, idee, e non de, ma stiamo parlando del sud, stiamo parlando del della Calabria, certo. Ha detto che la dottoressa non sa che viviamo al sud. No, sappiamo, perché noi amiamo il sud, certo, che qui nel sud hanno fatto di tutto e di più a scapito delle persone che ne hanno veramente bisogno. Voglio ricordare che noi dobbiamo essere etici, perché io difendo a spada tratta tutte le misure a sostegno del reddito e delle persone che non hanno, diciamo, di che vivere, perché devono appunto vivere e fare una vita libera e dignitosa.
dobbiamo avere diritti e doveri. La nostra Costituzione dice che la Repubblica Italiana, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul posto del lavoro. Dobbiamo capire un po' questo, che non è che noi nasciamo, arriviamo a 18 anni, se non mi danno il posto di lavoro faccio le barricate. Non funziona proprio così, eh? Certo. Tutte le misure che aiutano una persona a studiare, a farsi una piccola impresa, a essere sussidiata se c'è una malattia, se è inabile, a crearsi il lavoro, a dargli le condizioni per accedere al lavoro, sono sacrosante. Però cerchiamo di essere etici, perché altrimenti... Ecco, no, infatti, quando una misura... dobbiamo criticare, ecco. Però dobbiamo essere etici. Cioè, ecco, e poi quindi, la dottoressa dice quello che viene definito, cioè non è che fa le leggi la dottoressa Ippolito, cioè non fa le leggi la dottoressa Ippolito, spiega come no, accedere a determinate misure, ma chiaramente non le questo fa per la essere, per essere veramente, per essere chiari con i telespettatori, noi difendiamo... Critichiamo le storture, avremmo avuto piacere, ce ne sono arrivate poco, non deve essere la Guardia di Finanza che deve dire quello no, fa il doppio lavoro, no, dovrebbero essere i cittadini, perché sanno, se facciamo favoreggiamento fra virgolette, che sappiamo che ci sono gente che la mattina va a fare il doppio lavoro il pomeriggio, ma voi non lo sapete che quello sta rubando il reddito che spetterebbe a voi. E così è generalizzato, nel senso che ognuno, cioè bisogna essere etici, ecco, senza entrare in polemica. Intanto bisogna sussidiare le persone che ne hanno bisogno e siamo i primi fautori. Però bisogna essere etici. Beh, è chiaro. E poi dobbiamo dire la verità che il reddito di cittadinanza l'hanno distrutto i cittadini stessi. Oh, perché perfetto. Con l'abuso che se ne è fatto, okay, era diventata una misura che stavano quasi per prendere tutti. Automaticamente il governo si è reso conto dell'insostenibilità della misura e della continuazione su questa fattispecie. Non era più possibile che tutti avevano all'interno della famiglia un percettore di reddito di cittadinanza. Automaticamente i cittadini stessi hanno autodistrutto la misura. A discapito di quelle persone di chi realmente ne aveva bisogno ed era veramente una fonte di sussidio. Veramente, perché veramente ci sono dei casi dei nuclei familiari estremi, che dei nuclei familiari che sono andati avanti perché hanno avuto questa misura. E questo è spiacevole, del perché ne hanno dovuto rinunciare, perché poi la massa voleva a tutti i costi usufruire di questo beneficio. Lo vediamo con i corsi, perché siccome i corsi l'hanno fatto interattivi, poi automaticamente, queste sono le statistiche che parlano, non siamo noi che operiamo ogni giorno sulle imprese, con i lavoratori e con le statistiche dicono che tra chi faceva richiesta e ha fatto richiesta del reddito di cittadinanza, a chi adesso sta facendo richiesta del sistema formazione lavoro, della formazione, i numeri si sono letteralmente dimezzati. Come mai? Quindi come ormai mai? Non ha più bisogno nessuno del sussidio? Cioè come si è, che ne ha bisogno, come questa misura è decaduta? La formazione per poter immetterti nel mondo del lavoro si è bloccata, perché la formazione nessuno fa richiesta. Ma perché è interattiva, non ti permette di fare un doppio lavoro. Per cui o uno certo, o l'altro, per cui... Perché comunque si deve attivamente partecipare in modo tale da formarsi e rendersi poi utile per la mansione che viene assegnata. Intanto quindi, però salutiamo chi è in linea, non facciamo aspettare il nostro telespettatore che vuole intervenire in diretta. Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Sì. Potrei intervenire? Prego, prego, da dove ci chiama? Da Catanzaro. Benvenuto, prego. Grazie. Niente, io volevo rispondere al signore, non ho il piacere di sapere come si chiama, al dottore che ha fianco a lei, che ha parlato poc'anzi. L'avvocato Rodighiero. Sì. Ok, va benissimo, molto piacere. Allora, io volevo solamente dire una cosa. Voi criticate
questo strumento che ha avuto, ha dato, grazie a Dio, ha dato in questione per un po' di anni. Però non sento che criticate anche tutto, cioè c'è da criticare questo, c'è da criticare quello, però non parlate mai a favore degli onorevoli che guadagnano 25-30 mila euro al mese. No, ma che c'è? Allora, intanto non si sta criticando, allora ribadiamo che non si critica la misura. Non critichiamo assolutamente, stiamo dicendo... Ma lo stiamo dicendo in modo elementare, adesso lo ripeto anche a lei. Stiamo da sempre, da anni, criticando gli abusi. E non si devono Noi siamo portabandiere di che cosa? Della Guardi. Popolazione che ha bisogno di essere sussidiata. Noi stiamo criticando gli abusi. Non che la poi, misura. Oh, la misura cosa c'entra? Noi stiamo dicendo che chi meno ha più deve essere sostenuta. Critichiamo gli abusi. Semplicemente allora, questo. Che sia in modo più elementare di questo io non so come esprimerlo. Allora, da quando Se è poi stato, non lo possiamo esprimere, noi da siamo quando ancora... Da quando è stato istituito il reddito di cittadinanza, Se poi non ho capito, sì, che gli onorevoli prendono 100.000 euro al mese, cosa c'entra? Allora uno può andare a rubare. Cioè, ecco, l'ho detto prima, dobbiamo essere etici. Bisogna dire tutto, le chiedo scusa se l'interrompo. E allora parliamo della mala sanità, parliamo dei lavori pubblici, parliamo delle acque inquinate, parliamo del mare che è inquinato, parliamo dell'energia. E che facciamo? Parliamo. Da quasi 20 anni, 16 anni, non è stata assicurata in nero, da 4 anni che è assicurata, prende 500 euro al mese. E sulla busta paga ce n'è 800-900. Cosa dobbiamo fare noi? Scusatemi. Ditemi un attimino, come si può fare? No, ma che c'entra? Ma che c'entra questo? Allora, ma, si parte guardate. Da una misura che è stata una misura che noi abbiamo della quale ci siamo occupati sin dall'inizio, ok? Perché all'inizio era una misura che per noi era valevole per come era stata pensata, ok? Nel tempo però, c'è stata poi la pandemia, insomma nel tempo quella misura, così come era stata pensata, non è stata attuata, cioè di quella misura si sono appropriati personaggi che non avevano bisogno del reddito di cittadinanza, a discapito però delle persone che grazie al reddito di cittadinanza, lo ripetiamo per l'ennesima volta, sono riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco questo. Quindi quegli abusi chiaramente sono andati a discapito delle persone che realmente ne avevano bisogno, semplicemente questo. Poi se dobbiamo allargare, noi rispondiamo chiaramente alle domande che ci arrivano in diretta, rispondiamo ai nostri telespettatori, però finiamola qui, insomma continuiamo a rispondere ai nostri telespettatori che ringraziamo sempre per intervenire in diretta nel corso di questa trasmissione. Altra domanda, grazie comunque. I buoni fruttiferi, ci chiedono, fino a 50.000 euro, vengono conteggiati nell'ISEE del 2024? Allora, c'è una, diciamo, diatriba sulla questione, perché a livello governativo, sempre per agevolare l'immissione di titoli di Stato che ha avuto effettivamente un tracollo, si era detto e si era approvato il fatto che non andavano più messi all'interno del modello ISEE 2024 i buoni fruttiferi, i buoni del tesoro pluriennale, fino ad un importo di 50.000 euro nucleo familiare. Però questa cosa non è stata, cioè non è stata poi comprovata, per cui rimane confermato il fatto che devono essere comunque apportati nel modello ISEE. Al momento è così, non c'è nessuna variazione rispetto a quello che vigeva fino allo scorso anno. Intanto, per il momento è così. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto, buonasera dottoressa Isabella, sono la signora Concetta da Vibo Valentia. Bentornata. Io vi ascolto sempre, sono rimasta molto colpita dalle due telefonate di prima di me. Prima di quel signore lì che voi ce l'avete avuto con il reddito, cosa che non è vero, che avete dato dei consigli. Meno male che E secondo quest'altro, perché secondo me questo qui non so cosa voleva, perché
Io vi dico, sì, voi avete fatto il meglio e date il meglio di voi stessi nella trasmissione, che io ho imparato tante cose con voi, perché non è che compro giornale, tantomeno vado su internet, perché non ho né computer e non le so fare, e ascolto voi. Seconda cosa, se proprio mi posso permettere, le voglio dire che io come cittadina ho cercato di segnalare, però mi è stato risposto sia dalla Guardia di Finanza che sia dai carabinieri, ve lo giuro, perché mi dava fastidio vedere persone che lavoravano in nero, percepivano il reddito, compravano auto, giravano con 5 auto in famiglia, si spostavano la residenza dal piano sopra al piano sotto. E allora io dico, nei piccoli comuni il sindaco e tutti ci conosciamo, queste cose le si sanno. Perché quando io vado in comune a presentare una, quello non interviene? Perché date la responsabilità, cioè non voi, dato il governo doveva controllare, però se anche un cittadino segnalava, che dicono, signora, vado a fare denuncia, poi io me la devo sbrigare con quello che ho denunciato, ma le sembra normale? Cara signora, questo intervento, grazie per la telefonata, questa telefonata me la metto come suoneria al telefonino, perché è la voce proprio del popolo che praticamente dà risposta a tante persone. Me la metto come suoneria. Ha apprezzato la sua insuccessione. Grazie, grazie, grazie che facciamo rete. Perché c'è tanta ingiustizia, avvocato, tanta ingiustizia, perché io sono sempre del parere che chi ha bisogno, che è malato, è giusto che venga, anzi lo aiuto pure io se posso, gli do un pezzo di pane, però quando io so che una persona che i suoi genitori hanno una pensione, un lavoro e che si sposta al piano sotto proprio per prendere il reddito, mi scusi, a me mi girano, certo, perché no, io ho lavorato 27 anni, caro avvocato, e sa cosa mi hanno dato? Allora, nel 2014 sono andata in pensione con 825 euro netti del mio pensione. Dopo me l'hanno tolte e me sono andata con 749. Allora io dico, 780 e di più il reddito, io ho lavorato 27 anni, capisce? E lo Stato non vuole cogliere se anche qualcuno vuole avvisarli, facendo pure nome e cognomi, ti dicono no, vai a denunciare tu, questo non è giusto, avvocato, perché lo Stato a qualcuno ha convenuto fare questo. E allora ne hanno abusato tutti e io ho visto persone che stavano a fare le pizze e prendevano il reddito di cittadinanza, ciò significa che hanno lavorato. E la signora ha cercato di denunciare. E voi avete cercato di denunciare. Perché io ho lavorato, mi sono rotto una schiena, che se gli leggo le tacche che ho fatto adesso di recente, lei si mette le mani ai capelli e sono sola, abbandonata a me stessa, se riesco a spazzare il pavimento bene, e nessuno, io non ho diritto a niente, solo perché ho lavorato nella mia vita e ho cercato di mantenermi con le mie di possibilità. Certo. Complimenti, e non con quelle dello Stato in generale, perché io pago le tasse allo Stato generale per mantenere tutti questi vagabondi. L'ho segnalato e mi dicono, signora, faccia denuncia. Basta, secondo lei è giusto che io devo andare a mettermi, dopo questi qua mi controquerele, ne devo andare a mettermi un avvocato? Allora, certo, mi sto zitta quando mi sento una risposta del genere, perché non è vero che siamo noi cittadini a rovinare la cosa, perché il sindaco del mio paese si conosce una per una. Dunque, quando io vado lì a chiedere un reddito, non lo sa con chi vivo, non lo sa cosa faccio, lo sanno. E allora, questa è la... Io voglio appunto, lo dico ad alta voce, perché io ho pagato sempre le tasse, dottoressa. Mi sono ritrovata l'anno scorso con mio marito che non ha avuto all'ospedale di Vibo Valentia un soccorso, per mancato soccorso mio marito è morto dalle 10:20 del mattino alle 3:30, non è stato preso in consegna da nessun medico tranne che chiamando i carabinieri hanno fatto un attacco, sapevano da quell'attacco che mio marito sarebbe andato in coma e l'hanno lasciato andare in coma. Signora, io la ringrazio per questa testimonianza e l'abbraccio, davvero, posso arrivare il mio abbraccio fino a Vibo, la ringrazio per questa testimonianza, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Comunque grazie per queste parole, per la sua testimonianza, davvero un abbraccio di cuore da parte nostra.
ha fatto bene comunque a tentare di denunciare, cioè perché... Sempre bisogna farlo. A tentare, perché è brutto dire tentare di denunciare. Chi è omertoso purtroppo è un suicidio per chi ne ha bisogno e purtroppo chi ha perso il reddito per colpa di queste persone se la deve prendere con queste persone che hanno fatto sì che con atti delinquenziali poi ecco, dobbiamo fermare. Il nostro augurio è che queste nuove misure che sono appena partite facciano in modo di aiutare veramente chi è senza lavoro a cercarlo e diciamo a vivere dignitosamente con il lavoro. E su questo ci dobbiamo davvero fermare, grazie all'avvocato Lodighiero, grazie a voi. Dottoressa Ippolito, grazie a voi. Enzo Leonetti in regia con Massimiliano Fino e i nostri telespettatori, ci vediamo prossima settimana.